Eccoci qui, tornati in un nuovo video. L'Halloween è alle porte, ragazzi, manca veramente poco. Difatti ho deciso di regalarvi questo video dove parlo di episodi strani, bizzarri, creepy, dove sono accaduti avvenimenti alquanto singolari nel pre, nel durante e nel post registrazione di queste pellicole. Quindi iniziamo alla svelta con questa top, partendo dalla posizione numero 5 per Noah. Noah è un film del 2014 che vede volti noti della recitazione come Russell Crowe, Anthony Hopkins ed Emma Watson. E proprio su di lei mi voglio soffermare, perché un episodio strano è accaduto durante la ripresa di questo film, ovvero Emma Watson scoprì che era seguita da uno stalker durante le riprese. Quindi questo stalker si era intrufolato dentro il set del film e stava seguendo Emma Watson. Non si sa il vero motivo e non si sa nemmeno come lui sia riuscito ad entrare senza farsi riconoscere da nessuno e andare a seguire Emma Watson. È ovviamente un avvenimento che l'ha condizionata, ne ha parlato anche lei, ora non proprio di recente perché è un film del 2014, sono passati 8 anni, però insomma è un episodio che lei si ricorderà sicuramente. Posizione numero 4 per Arancia Meccanica. Ora qua non c'è niente di spaventoso, ma attraverso il sadismo di Stanley Kubrick, il regista proprio di questo film, si possono capire dei comportamenti al limite proprio dell'umanità, alquanto bizzarri. Cioè, per esempio, se avete presente la scena di Malcolm McDowell, il protagonista proprio del film, dove lui ha gli occhi spalancati così che guarda delle riprese, ecco, quella scena lì è stata ripetuta più volte perché Kubrick voleva vedere il vero realismo. Ora va bene il realismo a Kubrick, però cazzo, cioè c'è un uomo che è lì con gli stecchini, con gli occhi aperti, proprio lì fissa a guardare, gli venivano messe delle goccioline negli occhi per farlo stare attento solo per avere una ripresa migliore. Questa ripresa migliore però ha causato gravi problemi alla vista all'attore, che poi ha confermato che ha avuto problemi per due settimane dopo la fine della ripresa. E ha anche aggiunto che Stanley Kubrick, dopo l'uscita del film nelle sale cinematografiche, non si è mai fatto più sentire. Quindi anche qui abbiamo la prova che Kubrick era un sadico di merda e uno stupido, ok? Andiamo avanti, posizione numero 3. Entriamo nel podio arrogantemente e brutalmente con un film che ho visto, non mi è dispiaciuto, ma non sono un amante, ovvero L'esorcismo di Emily Rose. Quindi entriamo nello specifico. L'attrice protagonista Jennifer Carpenter, che interpreta Emily Rose, ha avuto questo episodio più volte. Cioè, lei nel suo camerino aveva una radio la quale si accendeva da sola e riproduceva sempre la stessa canzone di Pearl Jam. Ora, lei non si è mai dato una spiegazione, però questo episodio è accaduto anche ad altri membri della troupe, ovvero c'è questa radiolina che si accendeva da sola per riprodurre sempre la solita canzone di Pearl Jam. Ora, nessuno di loro si è mai dato una spiegazione a questo evento, però hanno deciso di troncare il problema alla radice buttando via tutte le radio. Non si è ripetuto il solito problema, però anche lì è una storia vera? Chi lo sa? La verità per queste cose sempre nel mezzo, perché finché non le vedi non ci puoi credere. È difficile credere che ora tutti i membri del cast più della truppa abbiano avuto il solito problema. Magari c'era qualcuno che attraverso un apparecchio li accendeva simultaneamente, non lo so ragazzi. Queste storie sono create anche per leggende, no? È più facile creare queste storie quando si va a produrre un film del genere piuttosto che Toy Story, ecco. E la voglio chiudere qua, vedete voi se crederci. Comunque, secondo posto per L'esorcista, il solo, unico, vero ed originale film sull'esorcismo. Ora, qui ci sono episodi abbastanza strani collegati tra essi di sicuro, e secondo me anche qui non c'è troppa verità. È difficile credere, ma ve lo racconto nel dettaglio. L'attore Jack McGowan morì poco dopo aver registrato le sue scene. Poco dopo di lui morì una guardia di sicurezza e poco dopo un lavoratore FX. E dulcis in fundo, ciliegina sulla torta, il set andò a fuoco. Ora, il regista, per rimediare, per mettere una pezza sopra questo problema, disse: vabbè, io a chi mi devo rivolgere per problemi così strani? A chiamiamo un prete per benedire il set. Ora, questa cosa non è servita a niente, perché insomma nulla da togliere il prete, però sono problemi che non sono per forza legati a questi eventi paranormali, che io fa fatica a credere, ragazzi, perché sono dell'idea: se te non credi a Dio non puoi credere a
a il diavolo e viceversa. Cioè, perciò io, se per delle cose come queste non riesco a darmi una spiegazione, ci passo sopra. Non è la soluzione reale, però è il mio modo di vedere la situazione. E arriviamo alla posizione numero uno, e questa, ragazzi, è scioccante. Io credo che questa cosa non l'avete letta da nessuna parte, perché si trova difficilmente, ma questo è il film maledetto, un film che non è mai uscito per una ragione molto 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 brutta. Qui non si va a parlare di cose bizzarre, qui si va a parlare di cose brutte e agghiaccianti, che veramente fai fatica a crederci, però nel senso, sono vere, eh. E perché sono vere? Perché stiamo parlando di Atuk, o Latuk, come lo volete chiamare, il film che non è mai uscito. Non è mai uscito perché tutti gli attori che hanno letto il copione poco dopo sono morti, chi per lo stesso motivo, chi per motivi differenti, però questo è il motivo principale per cui questo film non si è mai prodotto. Ora vi leggo un po' di nomi, perché faccio fatica a ricordarmi tutti questi nomi, ragazzi, proprio per dirvi un pochino i problemi legati a questa pellicola. Il primo attore contattato per questo film fu John Belushi, fratello di Jim, il quale visionò il copione, accettò il ruolo, ma poco dopo morì per overdose. Allora venne contattato Sam Kinison per lo stesso ruolo, accettò il ruolo solo se venissero apportate diverse modifiche. Ecco, le modifiche vennero apportate veramente. Lui girò effettivamente una scena di questo film, il quale poi fu interrotto per mancanza di soldi, carenza di budget, e poco dopo lui morì. Quindi andiamo avanti nel tempo, fino al 94, dove l'attore John Candy, anche lui, lesse il copione e poco dopo morì anche lui per un infarto. Cioè, è assurda sta cosa, è assurda. E nello stesso anno venne contattato anche Michael O'Donagh, il quale visionò il copione, accettò il ruolo e morì per un'emorragia cerebrale. Quindi andiamo ancora avanti nel tempo, il penultimo selezionato fu Chris Farley, il quale visionò il copione, accettò il ruolo, morì anche lui per overdose. E l'ultimo in questa classifica è Paul Hartman, il quale accettò il ruolo, lesse il copione, accettò il ruolo e morì assassinato da sua moglie. Cioè, film più maledetto di questo non c'è verso. Quindi, ragazzi, volevate un video a tema Halloween? Eccolo qui, ve l'ho schiaffato il film a tema Halloween, il video a tema Halloween. Quindi adesso non hai scuse se sei d'accordo con questa top o meno. Scrivilo nei commenti, iscriviti se non l'hai già fatto, lascia un cazzo di like e noi ci vediamo in un prossimo video, che sicuramente non sarà un video su Halloween. Ciao ciao.